Una bellissima festa di fine anno, Laura Biagioni è il presidente dell'Istituto Palazzeschi, Virginia e Orsola Palazzeschi di Subiano, quindi un fine anno al Pala per Palazzeschi Village 2016. Sì, buonasera a tutti. Un'altra volta assaporando il Pala Village, è il terzo anno che noi facciamo il nostro campo solare con tutti questi ragazzi. Quest'anno abbiamo la nostra nuvola azzurra. Una nuvola azzurra che naturalmente vuol dire anche libertà, vuol dire anche il piacere di ritrovarsi insieme. Un campo solare che sicuramente ha avuto un bellissimo successo. Laura, prima di cominciare, in questo caso, un nuovo anno anche scolastico insieme. Sì. Come ogni anno abbiamo un grande successo, devo dire che però comunque c'è tanta fatica dietro, ma tanta soddisfazione, ci sono lacrime, ci sono sorrisi, ci sono tante cose che possono farti pensare a dei bambini grandi, piccoli, a dei giorni caldo, sole, pioggia, però tante cose belle e stasera piangerete anche voi genitori dalla commozione. Senti Laura, quanti bambini hanno frequentato il campo solare? Posso dire una battuta? Vai. Ho messo il caffè in lavatrice, era macchiato. Questo è il nostro barzellettiere. Perché vedete che è un barzellettiere? Abbiamo dei tornei e lui ha vinto il torneo delle barzellette. Avete fatto dei tornei importanti allora, che tornei avete fatto? Abbiamo fatto il calcetto, il calcio spettacolo, le ballerine, il ballo dei maschi, delle cose un po' particolari, le bolle giganti, quindi delle cose un po' particolari. Senti, quanti bambini? Sono 180 in tutto l'istituto e 120 iscritti al Pala Village. Quante insegnanti? Per il Pala Village sono 5 insegnanti, poi ci sono quelle che lavorano durante l'anno. Quindi è stato un bello staff e un bel lavoro fatto, Laura. Sì, un bel lavoro, un bello staff e ringrazio tutti per la partecipazione. Senti, stasera che coreografia avete inventato? Per la coreografia dovresti intervistare la capomaestre. Chi è la capomaestre? La Grazia. No, io ti posso dire che questi ragazzi hanno dato il meglio di sé, si esibiscono con delle coreografie, delle musiche che hanno scelto e poi alla fine abbiamo noi le premiazioni per loro. Senti, allora, vi siete divertiti? Sì! Qual è stato il divertimento più grande? Cosa ti è piaciuto fare di più? Piscina. In piscina? Avete anche nuotato? Sì. Chi è stata la più brava maestra? La Roberta, tutte diciamo. Tutte. E stasera cosa farete? Ballerete? Cosa farete? Balleremo e mangeremo. Bene, allora adesso sapete che arrivano le ferie, vi dispiace? Sì. Si sta bene al palazzetto? Sì. Decisamente Laura, questi bambini non vogliono assolutamente lasciare il palazzetto. Lo so, infatti ci sono tantissime frasi, tantissime parole che noi sentiamo ogni giorno durante questo campo solare e ce ne sono veramente delle belle. Io devo dire che ce n'è state un paio che mi hanno colpito. I bambini quando magari ti dicono non voglio andare a casa, oppure Laura fammi dormire qui, e poi un'altra che ci ha riportato un genitore di un bambino che gli ha detto grazie per avermi regalato l'estate più bella della mia vita. L'estate più bella della loro vita è con l'Istituto Palazzeschi di Subiano. Buona estate ragazzi, ciao! Come diciamo, Palazzeschi, Pala Village! Aspettando a lungo che sorgesse il sole, tra il sapore dei miei baci e del caffè, noi distesi sopra un letto di parole. Dopo un po' guardandomi dicesti che oh, 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 è un'estate da vivere, un'estate di noi, lei balla bocca all'odore del mare, hashtag fuori c'è il sole, lo vuoi condividere?
già fosse un privé. E le notti passate a fare cazzate, un film dell'orrore, quattro risate. Non sai che fortuna passarle con te. Oh, dimmi che un'estate da vivere, un'estate di noi. Lei va alla volta all'amore del mare. Ragazzi, abbassiamo la musica. Lo vuoi condividere? La distanza a volte è solo un cliché, ma la mia barca segue il vento e non la rotta. Ma se vuoi tu invece puoi seguire me. Oh, oh. Un'estate da vivere. Oh, un'estate di noi. Rei balla vodka l'odore. Un suono che fa
ogni volta che mi parte il sito è imbarazzante, come quella volta che stavo al ristorante. Posso offrirti da bere? Lei dice va bene, solo che quando le passo il bicchiere è una malattia, è pericolosa, statemi lontano, è contagiosa. Non so se sono pazzo o sono un genio, faccio i selfie mossi alla web che io non mi fumo canne, sono anche stemio, io non faccio brutto, ma il trattore in tangenziale, andiamo a comandare, scatto foto col mio cane, andiamo a comandare, in ciabatte nel locale, andiamo a comandare, sfaccio acqua minerale, andiamo a comando. Andiamo a comando. Ho un problema nella testa, funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa, e ho la testa che gira come il kebab, spengo la musica dentro il tuo club. Rovazzi, ma che cazzo fai? Non so se sono pazzo o sono un genio, faccio i selfie mossi alla web che io non mi fumo canne, sono anche stemio, io non faccio brutto, ma contrattore in tangenziale, andiamo a comandare, scatto foto col mio cane, andiamo a comandare, in ciabatte nel locale, andiamo a comandare, sfaccio acqua minerale, andiamo a comando. Come, baby, come, will you forever?